La prossima settimana all'ospedale di Isernia ci sarà l'autopsia sul corpo di un neonato deceduto per cause da chiarire, la denuncia dei genitori in procura. Minori e cure sanitarie, varato il codice etico per la tutela dei diritti dei più piccoli, la presentazione nel giorno dedicato ai diritti dell'infanzia. Salvaguardia del cavallo pentro e dell'ecosistema Montenero Valcocchiara, da 9 mesi ancora nessuna risposta dalla giunta regionale per tutelare la specie. L'amministrazione comunale di Termoli ha intitolato una strada nelle vicinanze dello stadio Cannarsa al compianto velocista pugliese Pietro Mennea. Buona serata dall'informazione di TLT. Oggi in Molise si registrano 16 nuovi contagi al coronavirus su 677 tamponi eseguiti. La percentuale di positivi scende al 2%. I pazienti guariti sono invece 9. Un parto cesareo nel reparto di ostetricia all'ospedale di Isernia finito in tragedia per la prematura morte del neonato. I genitori del piccolo hanno denunciato il fatto agli inquirenti ed oggi sarebbero partiti dalla Procura della Repubblica i primi avvisi di garanzia al personale sanitario del Veneziale. Lunedì 21 ci potrebbe essere la nomina del medico legale che dovrà effettuare l'autopsia sul piccolo. Cambiamo argomento: l'importanza del vaccino e la carenza di personale medico nella sanità pubblica, temi sui quali è intervenuto il direttore generale dell'azienda sanitaria Oreste Florenziano. Ascoltiamolo. L'emergenza pandemica ha messo a dura prova anche il Molise, che negli ultimi mesi ha registrato un tasso di positività al Covid decisamente basso, questo anche grazie alla campagna vaccinale attuata sul territorio. Tuttavia nelle ultime settimane il numero dei contagi è risalito, portando al ricovero in ospedale diversi pazienti. Allora, in questo momento noi abbiamo una copertura vaccinale in prima dose superiore al 90% e in seconda dose siamo sull'88%, quindi i dati sono ottimi e sono primi rispetto allo standard nazionale. Però quello che rileviamo, allo stato attuale abbiamo 7 persone ricoverate, 6 in malattie infettive e una in terapia intensiva, e queste persone purtroppo sono tutte non vaccinate. Questo ci deve far riflettere. Io colgo l'occasione della sua domanda proprio per invitare coloro che ancora non si sono sottoposti alla vaccinazione, invitarli a farlo, perché è proprio dimostrato nei fatti che la mancata vaccinazione ci può portare in questa situazione. Grave carenza di medici in questo momento nelle strutture pubbliche molisane, come la SREM si sta muovendo? Noi stiamo andando su due direttive: quella dei concorsi, ne abbiamo fatti più di 60, concorsi a tempo indeterminato, oltre a tutti quelli che abbiamo fatto a tempo determinato. Purtroppo il mercato del lavoro è molto difficile in questo periodo, perché c'è una grande richiesta e molti medici che sono di altre regioni si continuano poi a spostare nei luoghi di residenza nel momento in cui vincono un concorso. Dall'altro canto stiamo facendo i concorsi per primari, ne abbiamo banditi ulteriori 2 nell'ultimo periodo, cardiologia e chirurgia generale. Entro fine mese verranno portati a termine i concorsi per anestesia e rianimazione e per chirurgia d'urgenza, quindi stiamo veramente cercando di accelerare, anche perché la figura del primario, quello che un tempo si definiva primario, è quella che dà stabilità e quindi può essere attrattiva per le persone che vogliono venire a lavorare qui. Migliaia di firme sono state consegnate al governo del Premier Mario Draghi perché autorizzi l'associazione Emergency ad inviare suo personale medico in Molise, al fine di sopperire alla drammatica carenza di professionisti negli ospedali pubblici, con ricadute pesanti sul diritto alle cure dei pazienti. Il Forum a difesa della sanità chiede in tal senso un incontro al Presidente del Consiglio Draghi. Minori e cure sanitarie, l'amministrazione regionale vara il codice etico per la tutela dei diritti dei bambini ricoverati nei nosocomi. La tutela dei minori ricoverati in ospedale grazie al codice etico dei diritti della persona di minore età alla salute e ai servizi sanitari, uno strumento fortemente voluto dalla garante dei diritti della persona della regione Molise, Leontina Lanciano.
Come ogni anno, il 20 novembre ricorre la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Quest'anno abbiamo pensato di fare una cosa che è frutto di un gruppo di lavoro di tutti i garanti nazionali, un codice etico. E per la prima volta il Molise è avanti, nel senso che siamo solo tre regioni che in qualche modo hanno reso esecutivo attraverso una delibera l'applicazione di questo codice etico di minori ospedalizzati. Io sto facendo un giro anche nelle varie reparti di pediatria, ho già iniziato con Campobasso e la cosa continuerà la prossima settimana, perché questo codice etico io vorrei che fosse, è vero, applicato, ma fosse anche un momento di discussione, perché potrebbero evidenziarsi delle criticità che hanno bisogno di essere, diciamo, con persone che lavorano, quindi con personale medico, con personale paramedico, con persone che lavorano a diretto contatto con i minori, di affrontare le eventuali criticità che potrebbero nascere. Certo, questo codice etico ci rende adulti migliori, perché significa riempire un vuoto normativo che in qualche modo non era stato previsto nella Carta dei diritti dei bambini del 2001. I bambini, gli adolescenti e i ragazzi diventano dei soggetti e non più degli oggetti di cura. E c'è da dire che la novità di questo codice etico, che a tutti gli effetti è un codice normativo e di principio, va detto che la novità grande è che è riferito ad un'età che va dalla prenatale fino a 18 anni. Il codice, presentato stamani a Palazzo Vitale a Campobasso, verrà adoperato quindi nelle unità operative di pediatria delle strutture ospedaliere molisane, un risultato reso possibile grazie al lavoro congiunto con ASREM e Regione e con il direttore generale per la salute, Lolita Gallo. Ringrazio la dottoressa Lanciano che ha proposto la direzione generale della salute l'adozione di questo codice che pone una particolare attenzione sui minori. Noi abbiamo il dovere di rappresentare le necessità soprattutto dei soggetti tipo i minori e quindi la Direzione Generale della Salute insieme al Presidente della Regione ha accolto favorevolmente l'iniziativa della dottoressa Lanciano e così insieme abbiamo lavorato per creare l'atto amministrativo, perché l'amministrazione parla attraverso gli atti, e far sì che il codice prendesse forma, prendesse vita. La necessità, appunto, ripeto, sottolineo, di una visione sistemica, quindi del nostro sistema, lì dove possiamo trovare anche questi spunti che vengono dalla dottoressa Lanciano, che soprattutto tutela i diritti e quindi in questo caso i diritti dei minori, non può che trovare un terreno favorevole nella direzione della salute, che rappresenta, diciamo, il volano per cercare di attuare queste iniziative molto molto valide. Il generale Francesco Paolo Figliuolo anticipa l'avvio della somministrazione della terza dose del vaccino per la fascia d'età tra i 40 e i 59 anni. Da lunedì 22 il via alle somministrazioni. I dati infatti mostrano l'avvio di una quarta ondata a causa dell'aumento dei contagi nel periodo più freddo, soprattutto da parte dei non vaccinati che tornano ad occupare le terapie degli ospedali. E proprio a causa degli aumenti dei positivi in Molise, il comune di Agnone per il secondo anno consecutivo rimanda la tradizionale indocciata. Un secondo Natale senza le luci della tradizionale indocciata di Agnone. Anche per quest'anno, causa Covid, non si svolgerà il corteo delle fiaccolate, una tradizione che il Molise custodisce gelosamente da sempre e che da sempre ha caratterizzato il periodo delle festività natalizie. A diffondere la notizia il comune e la Proloco, che in una lettera spiegano le motivazioni di tale scelta. Una scelta più logica, si legge, in relazione all'andamento dei contagi in vista di possibili turisti che sarebbero giunti da fuori regione. È stata dunque quella di rimandare l'antico rito del fuoco in attesa di poterlo ripetere in situazioni di totale sicurezza.
L'Andocciata di Agnone, ricordiamo, un evento tradizionale che si svolge l'8 dicembre e il 24 dicembre ad Agnone e Civitanova del Sannio, in provincia di Isernia. Costituito da una sfilata di enormi fiaccole costruite artigianalmente con tronchi d'abete lungo il corso del paese e impegnando buona parte della popolazione all'interno dei rituali previsti. Le radici dell'evento risalgono all'epoca romana, al tempo delle tribù del Sannio. I Sanniti infatti usavano le endocce come fonte di luce durante gli spostamenti tribali che si verificavano durante la notte. Ancora cronaca, frana sulla provinciale alle porte di Castelpizzuto. Il tavolo tecnico in prefettura di Isernia è stato aggiornato a lunedì per tentare di risolvere la grave problematica stradale. La provinciale franata e la bretella non è percorribile. Il piccolo borgo è isolato dal resto della provincia. I danni si stanno ripercuotendo non solo sui residenti ma anche sulle imprese del posto e la zootecnia. E restiamo in provincia di Isernia verso l'ampliamento dei posti letto a Montaquila. La casa di riposo Salubritas, ce ne parla il dottor Franco Rossi. Dottor Franco Rossi, il suo istituto Salubritas si sta ingrandendo nella struttura, nel fabbricato. Che cosa sta succedendo? Sì, stiamo aumentando e ampliando i servizi, anche rinnovando le attrezzature e medicalizzando l'ambiente, cioè con la presenza del medico, per cui gli ospiti anziani che hanno bisogno sicuramente di cure vengono assistite 24 ore su 24 anche dal medico. Insomma. Oggi quanti ospiti avete e domani quante ne potrete avere? 120 e domani 200. Quanto pensate di partire con la nuova struttura? Penso per giugno sarà pronta. Nella pandemia, almeno quella grave, ci siamo lasciati alle spalle, come ve la siete cavata? No, per fortuna ce la siamo cavata benissimo, per cui non abbiamo avuto nessun morto per Covid. In questo momento? In questo momento è pulito, non c'è nessuno che ha il Covid in presenza. Lei è un medico, ma che dobbiamo fare con questo coronavirus? Lo sconfiggiamo definitivamente o no? Lo stiamo già sconfiggendo, basta vaccinarsi. E quelli che non si vaccinano? E quelli che non si vaccinano sono incoscienti. Il medico Franco Rossi è uno degli ospiti del nostro programma settimanale Il Molise che va, condotto in studio da Michele D'Alessio dalle ore 21 di questa sera sulla nostra rete, puntata che andrà in replica domani alle 15.30. Lavoro, servizi, scuole, salute e comunicazioni viarie sono i principali disagi a carico delle comunità locali inserite nelle aree interne. Occorrono scelte ponderate. I campanilismi sono ormai inutili e dannosi. Dottore, da anni si parla di rilancio, di crescita delle aree interne. Molte parole, diversi convegni, ma forse ancora poche soluzioni certe sia per i giovani che per i meno giovani. Tutta la Valle del Trigno è una grossa area interna che poi soffre da tanto tempo di gravi problematiche, spopolamento chiaramente perché i giovani stanno andando via, naturalmente questo comporta anche aumento in proporzione degli anziani e quindi con problemi legati anche ad una sanità periferica, naturalmente questo si acuisce ulteriormente. Ancora di più chiaramente il lavoro, io infatti ne ho parlato anche della zona industriale che vive, sopravvive con langue, con tante problematiche legate anche alle infrastrutture. Sapete benissimo che siamo riusciti ad avere un finanziamento di 2 milioni di euro dalla regione Molise, però stiamo aspettando ancora il via per poter iniziare appunto la progettazione e quant'altro. Però noi vorremmo proprio farcela nostra l'area industriale perché potremmo gestirla meglio anziché con le problematiche che sappiamo benissimo del consorzio industriale Boiana Campobasso, con indebitamenti, atti ingiuntivi, con azioni legali
che hanno tutti intrapreso tutti i comuni che fanno parte del consorzio, perché si ritiene che non abbiamo ragione noi e non il consorzio stesso. Intanto abbiamo problemi anche sulla sanità, sempre periferica, ormai siamo in periferia, anche se sapete benissimo che il poliambulatorio di Trivento, io sto facendo tante azioni per cercare di rilanciarlo, e speriamo anche che parta al più presto quel progetto che riguarda la casa della salute, che appunto è l'edificio che sta a fianco in costruzione al poliambulatorio. E a breve partirà anche un servizio diurno per bambini con problemi di autismo, e questo ci sarà sia a Trivento e sia ad Agnone. Faccio anche leva sulla buona volontà di tanti cittadini, e quindi anche questi comitati spontanei ben vengano, perché è un modo per pungolare le coscienze di tutti per cercare di trovare soluzioni. E poi fatemi dire una cosa importantissima, ritengo che bisogna superare le barriere, superare quel campanilismo tra un paese e l'altro, tant'è vero che è bello anche la presenza del sindaco di Celenza qui, perché il fiume Trigno non deve essere un confine, ma deve essere un modo di unione tra le due parti, e dobbiamo anche sfruttare la possibilità, secondo me, della statale Trignina, che è un asse importante tra l'Adriatico e il Tirreno. In tutta Italia domani e lunedì 22 si celebrerà la Giornata Nazionale degli Alberi, che ha sostituito la Festa dell'Albero, celebrata per la prima volta nel lontano 1898 su iniziativa dell'allora ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli. L'evento è dedicato alle future generazioni per ribadire l'importanza degli alberi quali componenti essenziali dell'ecosistema. Tutela del cavallo pentro, ancora nessuna risposta, mentre aumentano i danni agli animali e all'ambiente. Questa è la denuncia delle minoranze di centro-sinistra in Consiglio regionale. Tutelare il cavallo pentro ed evitare che possa estinguersi o creare danni all'ambiente e all'ecosistema. 9 mesi fa giunse la proposta in Consiglio regionale da parte di alcune minoranze di poter avviare la modifica della legge regionale del 2005, prevedendo controlli e regole più stringenti prima di erogare i contributi agli allevatori. La proposta, tuttavia, venne respinta. Ad oggi resta drammatica la situazione a Pantano della Zittola, in zona Montenero Valcocchiara. Si parla ad oggi di condizioni rischiose per la salute dell'equino pentro. Secondo le norme sulla tutela della specie pregiata, l'allevamento dei cavalli deve avvenire allo stato semibrado, quindi gli esemplari dovrebbero essere lasciati liberi di pascolare nell'area di Pantano della Zittola, ma prima dell'inverno dovrebbero essere condotti in rifugi adeguati. Invece, dicono le minoranze, spesso i cavalli vengono lasciati al libero pascolo per tutto l'anno, con rischi per l'incolumità degli stessi e dei cittadini. A questo si aggiungono poi la carenza di adeguate strutture per il ricovero degli animali, la presenza di recinzioni non a norma e condizioni igienico-sanitarie che rischiano di compromettere l'ecosistema della zona. Nei mesi scorsi si è poi svolto un incontro con amministratori locali ed associazioni per fare il punto della situazione. L'esponente del Movimento 5 Stelle, Angelo Primiani, pertanto ha inviato una diffida al presidente della Giunta regionale, Donato Toma, per chiedere azioni celeri. Domani un percorso artistico e visite guidate sono previste in mattinata in piazza Providenti e nel pomeriggio nella vicina Casa Calenda. Gli appuntamenti sono stati inseriti nella programmazione del Museo all'Aperto di Arte Contemporanea Calenarte, con il patrocinio delle due amministrazioni locali. Sono 4 i laboratori attivati nell'Istituto Tecnico Marconi a Campobasso, che avvicinano gli studenti a sempre nuove possibilità culturali e formative. All'Istituto Tecnico Guglielmo Marconi di Campobasso, rispondendo a specifici bandi regionali, sono riusciti ad organizzare 4 laboratori che hanno coinvolto molte decine di studenti.
Le attività attivate hanno previsto gli avvicinamenti alla fotografia, al teatro, all'uso ed utilizzo dei droni e al mondo dei controllori logici programmati, i computer per l'industria specializzati nella gestione e o controllo dei processi industriali. È stata data la possibilità di, attraverso la regione, di poter realizzare una scuola lab attraverso i laboratori regionali che hanno permesso appunto alcuni ragazzi di venire a contatto e di conoscere non solo l'hardware, che è il software di alcuni controllori a logica programmabile, ovvero i PLC, sia nella loro configurazione usuale, quella didattica, che in quella riguardante l'automazione civile industriale. Questo laboratorio regionale ha sicuramente permesso ai ragazzi di valorizzarli, di accrescere le loro competenze tecnico-scientifiche e digitali e inoltre rafforzare la loro autovalutazione, nonché dare a loro la possibilità, anzi è servito come volano, alla motivazione e all'impegno scolastico. Questo laboratorio, sempre della Scuola Lab regionale, sicuramente rappresenta uno stimolo per, appunto per incentivare e per concepire la scuola non come luogo di solo esclusivamente apprendimento di nozioni teoriche, ma anche di ambiente di formazione nella sua totalità. A Capracotta è prevista domani alle 17.30 la presentazione del libro Randagio di Fulvio Valbusa, uno dei più forti atleti dello sci di fondo italiano, che ha dominato la scena agonistica dal 89 al 2008. Oggi 52enne, Valbusa ha scelto il Molise per presentare il suo volume perché molto legato all'edizione dei campionati italiani assoluti del 1997 svolti proprio a Capracotta e che lo videro trionfare nella 15 km a inseguimento. E si sta svolgendo nel capoluogo di regione l'iniziativa culturale About the Future, il festival che fino al giorno 21 propone manifestazioni e performance artistiche. Con la Video Arti Molise si chiudono le iniziative che si stanno svolgendo fino al 21 novembre alla Fondazione Molise Cultura a Campobasso e che, attraverso lo specifico Festival di Arti, Tecnologie e Scienze, guardano ai percorsi culturali del futuro. Ascoltiamo Luca Basilico, direttore del festival. Siamo nel vivo della manifestazione, siamo partiti ieri con tutta la programmazione, ieri mattina abbiamo avviato gli education con due collegamenti con importanti professionisti del settore in ambito internazionale. Ieri pomeriggio eravamo collegati con Manchester, con un importante studio di ricerca dove si mette assieme questo rapporto tra arte e tecnologia e questo nuovo posizionamento dell'artista come inventore. Ieri sera poi è stato uno scenario veramente spettacolare perché abbiamo ospitato una preview di un festival che oggi debutta a Roma, quindi Campobasso che fa una preview di un prodotto che oggi si sta sviluppando a Roma e che riguardano lo sviluppo delle performance dal vivo, come dicevo, che utilizzano dei sistemi di avanguardia dal punto di vista tecnologico. Ieri la sala era piena ed era anche bello vedere come la risposta, non solo dal punto di vista numerico ma anche proprio come sensazioni, perché abbiamo proposto uno spettacolo che si chiama No Borders, che era molto importante, molto delicato, perché è stato oggetto di un videomapping sulla facciata della Farnesina, quindi la Farnesina aveva sposato questo progetto perché parla delle identità culturali internazionali. Sempre sul concetto forse della Farnesina, forse l'anno prossimo dovremmo invitarli, abbiamo ospitato i quaderni del volume, il volume della Farnesina, che è un rapporto dove si
procede quello che stiamo facendo con il rapporto tra arte e tecnologia. Oggi soprattutto stiamo continuando, c'è Bruno Di Marino, un storico dell'immagine del movimento, quindi entriamo nel vivo dell'immagine in movimento con la sezione cinema sperimentale. Bruno Di Marino è uno dei massimi esperti del cinema sperimentale in ambito internazionale, oggi ce l'abbiamo come ospite e oggi pomeriggio dentro all'interno degli spazi della Fondazione Museo Cultura, produttore dell'evento, ospitiamo i film di 21 artisti più importanti dell'arte contemporanea degli anni 60. Oggi il comune di Termoli ha intitolato una strada in prossimità dello stadio Cannarsa al campione di atletica leggera il compianto barlettano Pietro Mennea. Termoli si arricchisce di un imponente murales che raffigura il grande ed importante campione dell'atletica leggera, per tanto tempo detentore del record mondiale olimpico dei 200 metri, il mitico Pietro Mennea, portando lustro alla zona dello stadio e cambiando il nome ad una strada. Finalmente consacriamo, inauguriamo l'intitolazione di questa strada, ex via dello stadio, da oggi viale Pietro Mennea. Lo facciamo alla presenza della Fondazione Mennea, in particolar modo della dottoressa Olivieri, presidente della Fondazione Mennea, e del dottor Ruggero Mennea, referente della Fondazione. Quindi abbiamo avuto da parte loro una disponibilità immensa e siamo felicissimi di averli qui oggi. C'è da dire che la loro presenza sicuramente dà lustro a questa nostra iniziativa anche a livello nazionale, quindi ne siamo veramente, veramente felici. Siamo qui per inaugurare l'intitolazione alla strada, ma anche per inaugurare quella che è stata l'opera muraria che è stata realizzata qualche mese fa dall'artista Fabio Belpulsi, che purtroppo oggi non è potuto essere qui con noi a causa di impedimenti di carattere lavorativo. Bello, un bel momento, siamo felicissimi e consacriamo questo momento. Pietro era legato a Termoli, come dicevo, lui mi raccontava sempre di questa sua partenza importante da Termoli. Lui era qui a disputare il trofeo delle leve dello sport a Termoli nel 1968 e la sera mi raccontava che vide la finale olimpica di Città del Messico in cui Tommy Smith batté il record e conquistò la medaglia d'oro olimpica e Pietro si disse chissà se un giorno. E proprio da qui partì, lui riuscì a battere il record del mondo proprio su quella stessa pista e riuscì a conquistare la medaglia d'oro olimpica l'anno successivo e quindi tutto partì da Termoli, lui me lo raccontava tante volte e quindi essere qui in questa città dove io l'ho sempre immaginata, perché lui è una cosa che mi raccontava dicendo appunto bisogna avere un sogno, non pensare mai che l'asticella è troppo in alto, perché bisogna porsi sempre un obiettivo, raggiungerlo, superarlo e porsene un altro. Questo era lo spirito che lui veniva dallo sport. Per questo io poi continuo quello che era il suo percorso e dire ragazzi fate sport, perché lo sport vi insegna a vincere nella vita, come è stato per lui. Ringrazio la signora Mennea e suo cugino che oggi sono presenti qui a Termoli per scoprire l'insegna dove va da qua per il futuro, a ricordare che Pietro Mennea la sua prima attività agonistica l'ha svolta qui nel campo sportivo di Termoli, la sua prima gara, e la sua prima gara è stata di buon auspicio per arrivare sul tetto del mondo. Quindi ci fa piacere, ci sentiamo onorati e speriamo per il futuro di poter dedicare altre strade ad altri campioni che hanno fatto di Termoli in qualche maniera la loro storia. Chiara Buratti in L'ultimo giorno di sole di Giorgio Faletti, lo spettacolo domani sera alle 20:30 al Teatro Fulvio a Guglionesi e domenica 21 e lunedì 22 al Teatro del Loto a Ferrazzano, regia di Fausto Brizzi, direzione musicale e arrangiamenti di Andrea Mirò. E adesso come ogni giorno spazio al meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Dalla sera sulla regione cielo prevalentemente stellato.
Le temperature sono comprese tra i 7 gradi a Campobasso e i 14 gradi a Termoli. Domattina tornerà il sereno. Valori atmosferici stazionari o in leggero aumento. Correnti deboli di direzione variabile. Pallacanestro femminile, settima giornata di A1, la Magnolia Basket del tecnico Mimmo Sabatelli ospiterà l'Umana a Venezia domani sera a Campobasso nell'arena di Contrada Selvapiana, palla 2 dalle ore 19, in classifica guida Schio a 12 punti, 2 di meno per Venezia e Bologna, le molisane sono invece ad 8 punti. Passiamo al calcio di Serie C in vista del doppio impegno allo stadio di Contrada Selvapiana che vedrà il Campobasso sfidare prima il Foggia domenica e poi il Francavilla. Il club rossoblù ha aperto la prevendita per i tifosi per le due gare in curva nord, 20 euro più 2 di prevendita al posto di 30 euro, prezzi ridotti per donne under 14. 60 euro invece in tribuna laterale nord e sud e 80 euro per il biglietto in tribuna centrale. Nel fine settimana in programma la decima giornata del campionato di calcio di Serie D tra gli anticipi del sabato alle ore 14.30 Recanatese Vasto Girardi nel girone F. Ancora calcio di Serie D, il Nereto stacca i campani dell'Aurora Alto Casertano, 3-0 il risultato finale per i teramani, il contributo. Nel match valido per la nona giornata del girone F del campionato di Serie D, il Nereto trova la prima vittoria stagionale battendo l'Aurora Alto Casertano 3-0. Succede tutto nella seconda frazione, con la squadra di Bitetto che passa in vantaggio con Boito, raddoppia con Nardini e chiude i conti con la rete di Ristovski. Primo successo in campionato per il Nereto, che sarà a quota 5 punti, staccandosi proprio dall'Aurora Alto Casertano, che resta in ultima posizione con 2 punti. Con il montaggio di Emiliano Gigliotti andiamo a vedere gli highlights del match. Buona partenza del Nereto che dopo 60 secondi si rende pericoloso con una conclusione dal limite di Cipriani. Il pallone si perde al lato di pochissimo. Canovaccio tattico molto chiaro con la squadra di Bitetto che gestisce maggiormente il possesso mentre gli ospiti aspettano chiudendo ogni spazio. Al 29esimo clamorosa occasione per il Nereto con Salvatori che dall'interno dell'area calcia a botta sicura trovando la grande risposta di Kuzmanovic. Sulla respinta ci prova anche Boito ma l'estremo difensore ospite alza in corner. Nel finale di tempo si fa vedere nuovamente il Nereto con un mancino dal limite di Ristovski, ma la sfera si perde al lato. La ripresa si apre con una clamorosa occasione per l'Aurora Alto Casertano, con Chiacchio che sul cross dalla destra di Tia spedisce fuori da pochi passi. Al 52esimo altro squillo degli ospiti con un colpo di testa di Monteleone, sempre sul cross di Tia, che termina alto di poco. Il Nereto non sta a guardare e al 57esimo passa in vantaggio. Grande azione di Cipriani, che entra in area dalla destra e mette al centro per Boito che da pochi passi non può sbagliare a porta vuota. 1-0. Passano pochi minuti e i padroni di casa sfiorano il raddoppio con un calcio di punizione di De Falco che Kuzmanovic alza in corner. Sono solo le prove generali del raddoppio che arriva al 64esimo con Nardini che su assist del solito Cipriani insacca con un bel colpo di testa, 2-0. La squadra campana accusa il doppio colpo e al minuto 84 il Nereto chiude meritatamente i conti con Ristovski che sugli sviluppi di un calcio d'angolo batte Kuzmanovic 3-0. Nel finale chance da una parte e dall'altra con un destro ad incrociare di Sant'Angelo per i padroni di casa ed un palo di illuminato da calcio di punizione per gli ospiti. Sono le ultime emozioni del match. Primo successo in campionato per il Nereto che batte meritatamente l'Aurora Alto Casertano 3-0. Prestazione convincente da parte della squadra di Bitetto che sarà a quota 5 punti in classifica. Domani il Cus Molise in trasferta sfiderà la Roma alle ore 15 nel campionato di calcio a 5 di Serie A2. 7 punti per gli universitari, uno in meno per i giallorossi romani. Intanto il Cus si gode l'ottimo momento di forma del 18enne Lucas, giunto a quota 7 reti nel torneo. Prosegue la collaborazione professionale tra Enza Fusco Genoino, tecnico federale della Federazione Ginnastica Italiana, e il suo presidente Albena Dimitrova ad Alba Adriatica in Abruzzo. Alicia Manzo e Fabiana Azzullo sono scese in pedana per vincere la Winter Cup Silver insieme alle compagnie abruzzesi componenti la rappresentativa.
Ancora in Abruzzo, ma a Chieti, dal 26 al 28 di questo mese, la professoressa Fusco Genoino sarà impegnata nella giuria di supporto nel campionato nazionale Gold Junior e Senior, una kermesse sportiva che vedrà confrontarsi le migliori ginnaste d'Italia. E con questa notizia di sport è veramente tutto per il nostro telegiornale. Grazie e arrivederci.